Bentornati di nuovo su Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo, poeti contemporanei e studenti a confronto, i testi inediti di tre poeti contemporanei di levatura nazionale recensiti per la prima volta in assoluto da studenti delle scuole superiori. È questo l'obiettivo di Poetica, la nuova iniziativa ideata e diretta da Giorgio Nisini e Maria Grazia Grazzini e organizzata dall'associazione Officinamente a Viterbo. Protagonisti, assieme agli studenti, i poeti Paolo Febraro, tra i più apprezzati e interessanti della generazione nata negli anni 60, Yolanda Insana, la cui opera completa è stata pubblicata da Garzanti nel 2007, ed Elio Pecora, poeta, romanziere, saggista e autore teatrale tra i più poliedrici della scena italiana. Questa manifestazione si sta svolgendo a Viterbo, si svolgerà appunto fino al 15 di febbraio e vede appunto protagonisti questi poeti contemporanei che abbiamo appena citato e le scuole viterbesi. Tre appuntamenti, l'ultimo c'è stato l'8 di febbraio, che si svolgono tutti quanti alla Sala Gatti in Piazza delle Erbe a Viterbo. Ne parliamo con Giorgio Nisini, che è appunto il suo organizzatore principale, nonché scrittore, Giorgio Nisini intervistato da Roberta De Vito. Siamo con Giorgio Nisini, saggista, scrittore, che però oggi intervistiamo in un'altra veste, come quella di organizzatore con la sua associazione Officinamente. A Viterbo nel mese di gennaio sono in programma alcuni eventi, incontri con poeti che dialogano con gli studenti delle scuole superiori. Giorgio, ci parli un pochino di questa manifestazione? Certo, allora, la manifestazione si chiama Poetica e diciamo rientra nelle attività della nostra associazione culturale Officinamente, nata nel 2011, proprio con un obiettivo e direi anche con una formula abbastanza specifica e credo piuttosto originale. L'idea di fondo di tutte le nostre iniziative è quella di far incontrare i ragazzi delle scuole con dei personaggi di primo piano del mondo della cultura, però facendo in modo che questo incontro sia sempre un incontro interattivo, sia sempre un incontro che si sviluppi su un progetto di lavoro che veda proprio i ragazzi protagonisti. E in questo caso abbiamo lavorato sull'idea di far incontrare quattro istituti superiori di Viterbo, di diverso orientamento educativo, quindi un liceo classico, un liceo scientifico, un istituto tecnico e un istituto professionale, con tre più apprezzati poeti contemporanei, che sono Paolo Febraro, Yolanda Insana ed Elio Pecora, i quali, dopo aver incontrato i ragazzi, aver parlato con loro della loro esperienza di poesia, aver parlato della poesia nel mondo contemporaneo, consegneranno delle loro poesie inedite, dei testi inediti, sui quali poi i ragazzi lavoreranno scrivendo recensioni, note, saggi, in modo da confezionare a fine manifestazione un particolare oggetto critico che sarà un libro in cui pubblicheremo sia le poesie inedite dei poeti che i commenti dei ragazzi, che saranno così, diciamo, in assoluto i primi a recensirli. Per cui l'incontro tra i giovani studenti e gli intellettuali di oggi si tramuta in una vera e propria esperienza, in questo caso di tipo di analisi testuale, di tipo saggistico in fondo. Senti, qual è la risposta da parte degli studenti a questo tipo di manifestazione? Ma in base alle nostre esperienze del passato dobbiamo dire che abbiamo avuto una risposta molto eterogenea, ovviamente, perché gli studenti sono sempre persone con le proprie personalità, ma molto interessante e in alcuni casi molto positiva. In passato abbiamo fatto manifestazioni come ad esempio lo smontalibri, che ha coinvolto centinaia di studenti che in quel caso avevano il ruolo di smontare un libro e riscriverlo nel loro linguaggio.
linguaggio. In poetica, nel primo incontro che si è svolto da pochissimo con Paolo Febraro, la risposta è stata molto bella, molto entusiasmante, direi, sia da parte delle scuole che hanno partecipato, e qui ringrazio i dirigenti scolastici, proprio numericamente, quindi una risposta numerica molto forte, ma anche direi una risposta emotiva, perché comunque gli studenti hanno partecipato, hanno fatto domande, sono intervenuti, si sono incuriositi, probabilmente perché abituati a conoscere i poeti soltanto attraverso i libri di scuola e quindi come persone astratte che non hanno una loro quotidianità, che vengono dal passato, che non hanno una loro quotidianità, e quindi per molti di loro, sono sicuro per la maggior parte, è stata la prima volta in assoluto in cui hanno visto un poeta vivente dal vivo, e quindi credo che questo già di per sé sia stato un esperimento così antropologico, educativo anche, no? Importante. Interessante, sì. Senti, i programmi dell'associazione culturale Officinamente. Allora, i programmi sono quelli di continuare sull'asse principale, che è quello appunto di organizzare grandi eventi come appunto nel passato lo smontalibri, come poetica, come lavorare con i libri, lavorare con le storie, sulla formula di cui abbiamo appena parlato. E vorremmo sperimentarci anche con le scuole elementari, ma sono tutti progetti in cantiere da sviluppare. Comunque progetti che prevedono un forte coinvolgimento del pubblico dei più giovani. Accanto a questo, che appunto è il nostro asse principale, vorremmo anche sviluppare delle cose parallele. Stavamo pensando, ma siamo in un cantiere ancora, di aprire una sezione di corsi rivolti a tutti, ma appunto è una fase ancora tutta da sviluppare. E poi ci sono eventi più occasionali, come presentazioni di libri o semplicemente incontri nelle scuole più specifici e tagliati su un evento più piccolo. Senti, questo è Giorgio Nisini come organizzazione di eventi culturali mirati. Invece Giorgio Nisini autore? Giorgio Nisini autore è un autore abbastanza lento, nel senso che io pubblicato al momento due romanzi, ma anche perché di fronte alla bulimia. E due romanzi di grande successo, tra l'altro, che li voglio ricordare. Uno è La demolizione del mammut, edito da Perrone nel 2008, che ha vinto il premio Corrado Alvaro come opera prima, e si è stato anche con questa, sempre con quest'opera, finalista del premio Tondelli. E poi abbiamo La città di Adamo, Fazzi editore del 2011, che è stata finalista alla 65esima edizione del premio Strega, quindi insomma hai avuto anche dei bei riconoscimenti. Aspettiamo qualcos'altro, sì, di nuovo? Sì, il terzo romanzo ormai è in fase di lavorazione avanzata e non so se riuscirà a uscire entro l'anno, forse sì, o al peggio nel 2015. Comunque ecco, è un romanzo che conclude con i due già usciti una trilogia che io ho definito la trilogia dell'incertezza, che è un po', diciamo, stata la base di tutti e tre i libri, perché l'incertezza è sempre stato un po' l'elemento dominante delle mie storie. Quindi il prossimo libro concluderà questa trilogia e poi se ne aprirà, credo, un'altra, ma ancora tutta da in divenire. Bene, grazie mille a Giorgio Nisini, siamo in attesa quindi dei prossimi eventi, sia riguardanti la manifestazione poetica che di tutto il resto. Grazie mille Giorgio. Grazie a te.